Vedi, anche con vita 0, chance 30%. Io sono sciocco basito. Ed eccoci qua, tornati su Cassette Business per un nuovo appuntamento. Oggi ho intenzione di completare due delle missioni principali. Abbiamo Risate Malvagie e Rovina da affrontare. Andiamo prima a Rovina, che in realtà è più una chiesa, e poi Risate Malvagie, che è un altro arcangelo, l'ultimo arcangelo del gioco. L'ultimo arcangelo del gioco che ti sblocca una canzone, siamo precisi. E questo è un piccolo spoiler per chi non ha giocato. Comunque, bisogna andare per di qua, eccola qua. Ma prima bisogna aprire la chiesa, perché è chiusa. Quindi come si fa? Vediamo un po', c'è qualche pulsante da premere qui? Oh cielo. Sì, c'è una leva. Che la premiamo e ci sposta questo qua, ok. Va bene. Quindi entriamo tipo di lato. Aha, e invece non entriamo di lato, ma eccolo qua. È un po' inutile a mio avviso nascondere in questo modo l'entrata, ma vabbè, ce l'hanno messa. Allora, noi qui non vediamo niente, no? Dice, che ci veniamo a fa' qua? C'è solo sto coso qua sopra che non serve a niente, eh? Ma che ci fa? Vediamo, qualcosa ci dovremmo pur fare. Prendiamo questo allora, dai. Abbiamo visto che c'è una pedana qui. Dobbiamo metterlo qui. Ecco, sì, va bene, penso che così vada bene. E poi premere qui e si attiva subito. E ci rivela un nuovo mostro. Carino, come mostro, però se voglio catturarlo devo salvare. Ora, in realtà l'ho già preso, l'ho già visto com'è. Guarda, si prepara la lotta. Vedi, se andiamo via, si calma. Ma se saliamo, si prepara. È bellissimo. Si chiama Glastain. È un mostro davvero particolare. Fata delle vetrate. Glastain, bello. Davvero un bel mostro. Ora, è un mostro di tipo vetro, quindi se lo attacco con Kaylee è la fine, perché dopo tre attacchi di tipo suono su un mostro vetro si infrange e tanti cari saluti. Quindi faccio un muro d'aria per proteggermi questi tre turni. Va bene. E fa schegge di vetro, quindi se uno scende in campo si prende le schegge. Un po' come levito rocce e punte in Pokémon. Ora, con Kaylee me ne vado. Allora, facciamo oggetto appiccicoso su Glastain. Ho cambiato mostro perché con Kaylee è impossibile stare in campo. E facciamo... No, sbriciola no, è pessimo. Riduce la difesa del bersaglio. Colpo della montagna, vediamo un po' quanto gli fa. Non penso sia uno di quegli attacchi molto forti contro un mostro di vetro. Anche se potrebbe. Critico. C'è stato il critico. Lui sembra che attacchi sempre Aurichele. Allora gli faccio pugnalata tossica. E con Kaylee provo a registrarlo, ma è difficilissimo registrarlo. L'unica cosa sarebbe nastro al cromo, ma ci provo, ma giusto per provarci, perché tanto non ci riesco. Guarda, bassissime le chance. Ci vorrebbe un nastro fatto apposta per quelli vetro, ma non è. Vedi, anche con vita 0, chance 30%. Io sono sciocco basito. Non me lo aspettavo mai. Va bene. Va benissimo, per carità, sono contento. Leggiamo. Glastain dorme tra le rovine di un'antica chiesa. Il suo corpo sembra composto da mille frammenti frastagliati di vetro colorato, ed è una degna sfida per gli sciocchi avventurieri che disturbano il suo sonno. Va bene. Ok. A questo punto, cimitero, cuori infranti, risate malvagie. Andiamo a vedere che succede. Avrei tantissima voglia di usare Glastain, però...
È un po' forte come mostro, eh. Non sembra perché, vabbè, io stavo a livello 50, ho di 45, ho fatto un critico, ho fatto attacchi forti, quindi ci ha preso tantissime botte, ma è forte come mostro, non sottovalutatelo se lo affrontate. E io ho avuto molta fortuna nel catturarlo. Dunque, o registrarlo, usiamo termini corretti. Abbandoniamo i termini Pokémon, i termini Pokémon lasciamoli a Pokémon. Come è giusto che sia. Allora... Ah, qua ci sono i Pedon morti che si risvegliano. Cos'è oggi non si risveglia? Eccolo qui quello che si risveglia! È posseduto! Ma che succede qui? Ah, ci sono delle statue che si possono muovere, eh? E noi muoviamole allora. Perché non muoverle? È bellissimo muovere le statue. Oh cielo! Che cosa sarà mai successo? E qui che succede? Vediamo un po', c'è un pulsante qui? Ah! Ora, io non è che voglio criticare game design e quant'altro, anzi, il game design di questo gioco è fantastico. Però mettere un pulsante su una lapide che chiunque può premere, anche un mostro, per nascondere un arcangelo, non è intelligente. Però vabbè, dai, ho il cielo! Anche se caschi non succede nulla. Ma... Ok, andiamo un po' dentro, dai, vediamo che succede. Oi, oi. Che fine sfortunata per voi. Un punto morto, si potrebbe dire. Posso dire che la prima volta mi sono cacato in mano? Qui giace Link, morto in quest'anno dopo Cristo, età sconosciuta, riposa in pace. Età te la dico io, tanta. Kaylee, 1983, ha seguito uno sciocco fine a una sorte infausta, neanche fosse la prima volta. Rip. Questa è cattiva, eh? Kaylee purtroppo ci sta male ancora. Si è aperta una via, andiamo, prendiamola. Mostratemi quanto desiderate sopravvivere. Combattete per le vostre stesse vite. Ma un backstab alla Dark Souls? Allora, dovrei averlo infiammato. E vabbè, è andata bene, dai. Scale Melmati, non ci faccio nulla ora. Divertente, mi piacerebbe vedere di più. A me no. Oh, cielo. Una ricompensa per i vostri sforzi. Riposate i vostri corpi Stremati. Oh, stremati. che carino. Ho cambiato idea. Riposerete quando sarete sottoterra. Ma era necessario? Era davvero necessario? Sepolcro! Ma di tutti i mostri, Repolcro! E questo è tosto! E poi Melmetro, ovviamente, che non manca mai. Qui non era necessario, proprio. E andiamo avanti ancora. Non so... Oh! La direzione sbagliata vi spedirà nella tomba. Quindi bisogna andare avanti. Ancora avanti, giusto? E... dietro, non lo so. Oh! Sarebbe ora il caso di andare a destra o a sinistra? Ma sono caduto? Sono caduto quindi! Mascolacero è in festa. Buona, buona, buona. Certo. In combinazione. Forse dovrei smettere di occuparmi di compravendita di immobili e dedicarmi alle tombe. Eh sì, però io dove devo andare? A sinistra ora. Ragazzi, che culo! No! Perché? Dimmi che posso tornare qui! No! Allora, avanti. Avanti. Indietro. Mi butto. A sinistra, poi a destra. Questa caduta sembra quanto letale, non è vero? Attenzione a non precipitare. Butto allora. Va bene. Ok, indicazioni. Ho un pezzo di carta con alcune indicazioni scritte con il sangue. Una parte sarà strappata, le indicazioni dicono su, giù, giù. Oh, buono. Destra. E penso destra un'altra volta. Sì, perché... No, sinistra. E qua ci vuole il biglietto, io non ce l'ho il biglietto, vedi? E poi torniamo di qua. Allora a questo punto... Ok, per fortuna mi sono salvato.
devo rientrare? Giusta, quindi devo praticamente rientrare, mi stai dicendo. Oh! E questo come ci è arrivato qui? Ma per favore! Ma insomma! Destra. E poi? Oh, eccolo qua. L'orologio batte la mezzanotte. Tutti voi umani dovete affrontare la morte prima o poi. Non fatemi aspettare. Vabbè, guarda, mo arrivo. Proprio mo sto arrivando, perché finalmente ho trovato il biglietto. Quindi era su. Giù. In fondo proprio. Per fortuna l'ho trovato. Sinistra. E basta. È finita. Ok, ora possiamo anche uscire e andarci a curare, ma io sono un vero Chad e mi curo con gli oggetti che ho. Pronta, Kaylee? Pronta? Ehi, pronta. Ah, ti sto di allontanare, c'ha paura? E ci siamo. L'ultimo arcangelo di quelli che servono per sbloccare le canzoni. Però non è necessario, dato che le canzoni le abbiamo sbloccate tutte. Presto andremo ad affrontare l'ultima parte del gioco, della storia, e poi andremo effettivamente avanti con il dopo storia. E c'è tantissima roba nel dopo storia. Eccolo qua. Voi, esseri di carne e ossa, sognate tanto la morte. Passate tutta la vostra breve vita a sognarla. È questo che vi porta da me? Vuoi sapere se siamo qui per morire? Non credo, se devo essere sincera. Lasciate che io mi nutra delle vostre paure, mentre vi mostro la realtà della morte. Ok, mostraci la realtà della morte. Lamento mori, sogni di morte. E ovviamente il titolo di questo video è Memento Mori. Cavolo, ma è tutto così rosso? E non è neanche troppo glitchato alla fine. Ok. Bellissimo comunque il campo di battaglia con tutte quante le scritte. Mamma mia. Fantastico. Allora, cominciamo con un colpo semplicissimo. E con sputo. Muro d'aria, ci arriviamo dopo. Non gli facciamo nulla. Livello 48, è più forte degli arcangeli. Muro bestia? Quindi ti devo chiamare il mostro che distrugge i muri, mi stai dicendo. Però una pugnalata tossica te la vorrei fare. Ma cambiamo subito, non posso aspettare. E con lei facciamo muro d'aria, dai. Lo metto ora muro d'aria. Meglio evitare di prendere danni inutili. Ok, cannone ossa. Però è doppio colpo cannone d'ossa, vero? Esatto. Facciamo sbriciola, così facciamo un po' di danno. E Kaylee attacca prima, mi sa. Sì, infatti, melma. Vabbè, rituale. No. Come rituale? Ma le toglie a noi i muri, ci ha fregato. Va bene, fondiamoci allora. Questo turno l'ho giocato malissimo. I cuori di Link e Kaylee sono all'unisono. Sogni bella. Va bene. Potere fusione è subito dopo? Ok, allora mi aspetto un turno. Assorbi vita? Ah, fa prosciugamento. Non è tanto, pensavo peggio. Mannaggia. E io ti faccio sbriciola muro. Eccolo qua. Dai. Bel dannetto, eh. Bello il danno, ti è piaciuto? Raggio mortale che si è buggato tutto. Ok, no, pensavo peggio. Potere fusione, vediamo che fa. Niente proprio. Male, molto male. Allora, l'ho giocata malissimo sta partita proprio, eh. Mi ricarico perché sennò è finita. Bestia. No, sbriciola, almeno facciamo un po' di danni. Il problema è che ha rituale, quindi torna in vita comunque. Allora, non fa troppo male. Ancora muro bestia. Peggio per te, amico. Che tiro fai? Faccio sbriciola.
E il bello è che dopo posso fare subito potere fusione. Ma il rituale ha riportato in vita, sì. E fa rimettere il muro? No. Ok, potere fusione allora. Non basta, mi sa. No. Però non basterà neanche questo attacco più potente ora. Forse. Prima non è bastato. Infatti non basta. Allora, perché faccio sempre cambia? No, riavvolgi. Allora, me la sono giocata malissimo, però alla fine l'ho un po' ripresa perché, beh. Insomma, ci stava. Vabbè, sì, mo se ti recuperi 20 punti vita a volta non succede nulla. Sono molto più forte di te. Tempesta di sabbia. Vabbè, però. Ora si recupera molto di più, che cavolo. Vabbè, è finita. Amico mio, mi dispiace, ma è finita. Hai giocato male anche tu. Quindi, tanti cari saluti. Ma la fortuna mia è che avevo appunto Sognitor per fare sbriciola, per levargli il muro. È stata questa la mia fortuna. Perfetto. Nuovo livello, magari a Kaylee, così aumentiamo un po' il livello. Nemmeno la vostra gente può sfuggire alla realtà della morte. Oh, che bello! Uno scheletro gigante! Utile in ogni squadra! Le mie nuove reclute sono davvero turbolente! Per fortuna sto perfezionando le mie abilità manageriali! Creeremo un'atmosfera di lavoro davvero positiva! Era decisamente inquietante, eh? Chissà se quello che diceva era vero. Forse le persone passano davvero tutta la vita a pensare alla morte. Beh, più che altro. Sì, perché ci fa paura. Un altro arcangelo sconfitto o un altro recluta per Aleph? Cosa sta tramando esattamente? Oh, ti ammetto che sono bravissima con gli indovinelli. Credo di aver capito dove puntava la tua canzone criptica. Andiamo a vedere. Sì, praticamente, una volta che tu però. Sì, praticamente la canzone ti dice anche dove andare a fare questo salto particolare. Quindi è da quelle parti devo farlo per aprire il passaggio, eh? Va bene, lo farò magari quando avrò sistemato tutto quello che devo sistemare. C'è anche un'altra storia che non ho mai fatto, quella di Felix, se non sbaglio. E quella non l'ho mai neanche iniziata la quest, quindi sarà molto interessante farla, perché è anche carina la storia che c'è dietro comunque. E quella parte in alto della mappa la farò vedere magari. Ah, oddio, non servirebbe in realtà farla vedere adesso perché è difficile. C'è una sfida molto difficile da affrontare lì sopra, in questo momento che sono piuttosto bassino di livello, quindi ci sarà tempo, come anche Barcarremi è il post game, è il DLC, non serve farlo adesso, sono sfide difficili, riposiamoci e possiamo concludere anche l'episodio.